Uno degli avvenimenti più straordinari della storia del mondo ebbe luogo sulla via di Damasco. Conoscete bene la storia di Saulo, che detestava la Chiesa entrando di casa in casa e metteva i santi in prigione, fino a quando, avvicinandosi a Damasco, subito una luce dal cielo gli sfolgorò d'intorno. Ed essendo caduto in terra, udì una voce che gli diceva: «Saulo, Saulo, perché mi perseguiti?» Quel momento sconvolgente cambiò Saulo per sempre. Di più, cambiò il mondo. Alcuni ritengono di non poter credere se non vivono un'esperienza simile a quella di Saulo. Attendono ai bordi della testimonianza, ma non si persuadono a riconoscere la verità. Invece di percorrere il sentiero del discepolo a piccoli passi di fede, si aspettano un evento clamoroso che li costringa a credere. Mi mancava qualcosa. Avevo ancora delle domande sulla dottrina. Vi sono molte altre persone che per diversi motivi si ritrovano ad aspettare sulla via di Damasco. Rimandano di impegnarsi completamente come discepoli. Il Vangelo non è sempre stato parte attiva della mia vita e c'è una differenza. Quando hai la conoscenza e quando provi quella conversione ogni giorno della tua vita, a volte è solo un attimo, ma sono questi attimi che fanno la differenza, perché sai che Lui c'è. La verità è che chi arriverà a conoscere Cristo è colui che lo cerca con diligenza. Essi riceveranno una conoscenza divina e personale del Maestro. È venuto un uomo e ci ha invitato ad andare in chiesa. Ci siamo detti, perché no? Così abbiamo iniziato a frequentarla. I missionari sono venuti da noi e li abbiamo tempestati di domande perché ne avevamo tantissime. Penso che essere riconvertiti significhi prendere ogni giorno decisioni consapevoli che portano sul sentiero che si vuole percorrere. Sapevo che non sarebbe stata una conversione stile Saulo Paolo, e così per 6 mesi abbiamo letto, abbiamo fatto tutto, siamo andati in chiesa e alla fine ci hanno chiesto: siete pronti a prendervi questo impegno? Così ci siamo battezzati e ci siamo sentiti a casa. Questo è sempre stato il nostro posto. Io so che Dio vive e che Lui ci ama. Noi siamo i Suoi figli e anche solo questa consapevolezza è inestimabile. Ora ho le risposte a tutte le mie domande e capisco, credo sinceramente, in Gesù Cristo. Non dobbiamo attardarci sulla nostra via di Damasco, ma procediamo con il coraggio e la fede, la speranza e la carità, e saremo benedetti con la luce che troveremo sul sentiero del vero discepolo.